Io mi chiamo Serena Denaro e la nostra è un'impresa familiare che è nata nel 1968 da mio padre, è stato lui il fondatore e poi siamo subentrati io e mia sorella, io come parrucchiera e mia sorella come estetista. È dall'età di 16 anni che faccio questa attività e quindi diciamo che siamo da 45 anni e qualcosa in più in questo settore. In questi ultimi anni abbiamo iniziato una nuova attività che è la consulenza d'immagine e stile. Ci occupiamo prevalentemente di tutto quello che è il benessere, la cura del capello, quindi noi stamattina abbiamo appunto fatto dei trattamenti curativi ed è un settore che stiamo veramente valorizzando. Io penso che l'inizio della crisi è nata con l'arrivo dell'euro. Sono stati anni abbastanza difficili e duri, soprattutto per le nostre piccole imprese familiari, ma abbiamo combattuto questo uragano puntando sulla formazione, aumentando le nostre competenze e soprattutto abbiamo aumentato la professionalità e la qualità dei servizi. Sicuramente la concorrenza, che a volte è stata anche un po' sleale, ci ha messo un pochino a dura prova, anche perché noi non possiamo tenere il negozio aperto 24 ore su 24, non possiamo fare dei prezzi così bassi, non abbiamo questa possibilità. Noi siamo degli artigiani, quindi usiamo le mani e abbiamo una testa, quindi non abbiamo la creatività. Aumentare le nostre competenze, alzare la qualità dei servizi e tenere molto alta la nostra professionalità ci ha permesso di combattere un po' quella concorrenza sleale che sarebbero ad esempio i cinesi oppure le persone che lavorano a domicilio e che quindi ci creano non pochi problemi. Siamo associati all'associazione Confartigianato quasi dal 1968, quindi più di 40 anni, tanto più che mio padre ha preso qualche anno fa anche la medaglia d'oro. Per noi è molto importante essere associati alla Confartigianato perché innanzitutto ci è di aiuto. Nei momenti che abbiamo attraversato è stato un aiuto, abbiamo ricevuto degli aiuti a livello fiscale, gestionale, marketing. Anche l'ufficio crediti comunque ci ha aiutato anche nell'acquisto di macchinari e quindi ci è venuta molto incontro in questo senso. Poi il listino prezzi sicuramente è stato per noi un punto importante proprio per quello che dicevo prima della concorrenza, talvolta un po' sleale. Avere anche un listino prezzi unificato ci ha permesso di essere coerenti con la nostra professionalità. Poi noi ci appoggiamo con Confartigianato per tutto quello che è normativa, sicurezza sul lavoro, quindi sulla legge 81, ci serviamo di alcuni servizi di Confartigianato e anche con delle cooperative per l'energia elettrica, quindi è un grosso aiuto, ci semplifica un po' il lavoro. Un'associazione che dietro ci tutela, ma soprattutto ci aiuta anche nella comunicazione, perché quando si parla di prezzi ovviamente ci unisce un po' tutti, unisce tutti noi parrucchieri, che se no siamo un po' allo sbando. Quindi una categoria che ci dà sicurezza a noi, ma anche ai nostri clienti, di attendibilità, di affidabilità.